Ingredienti per 4 persone: salmone marinato e lime. 1,5 kg di filetto di salmone. 100 g di zucchero. 100 g di sale. Una lime. 4 g di pepe nero. 200 g di ricotta vaccina. 50 ml di panna. 50 ml di salsa di soia. 10 g di zucchero a velo. 5 g di wasabi. 20 ml di salsa ponzu. 20 ml di aceto di riso. Ricetta di cucina: salmone marinato e lime in salsa Thai. Per il salmone. Partiamo nella nostra ricetta dal salmone e procedete a squamate e sfilettate, poi rifilate i filetti e spinate. Fatto questo procedete a sciacquarli e riponeteli su di uno straccio ad asciugare. Ora dovrete mescolare insieme sale, zucchero, scorza di lime e il pepe nero macinato. Fate un letto con un quarto del composto e adagiate il filetto di salmone. Arrivati a questo punto della ricetta dovrete procedere a ricoprire con il restante. Coprite con la pellicola e fate quindi riposare per almeno 8 ore in frigorifero. Dopo togliete il pesce dal frigo e sciacquate con copiosa acqua corrente. Asciugate. Per la ricotta. Mettete la ricotta nel frullatore, aggiungete la panna tiepida e omogenizzate, regolate di sale e aggiungete la scorza di lime. Per la salsa Thai. Dovrete quindi stemperare la pasta di wasabi con lo zucchero a velo, dopo mettete la soia e liquidi. Filtrate il tutto e riponete in apposita vaschetta. Finitura. Tagliate a fette di 3 cm il salmone, passate con il cannello la pelle in modo da caramellarla, riponete sul piatto, aggiungete la crema di ricotta e la salsa Thai.